Ok, ragazzi, esempio 3. Allora, un'impresa opera il regime di monopolio, bla bla. La funzione di domanda del mercato è questa qua. Ci sono sempre queste funzioni. Se non ci sono, come prima, le si ricava. Ma bisogna partire così. Il prezzo in funzione della quantità è dato da 4 meno un quarto Q. Ok, è così e basta. I costi totali sono costi totali, un quarantesimo con la seconda più 3. Sono i costi fissi e questi sono i costi variabili. Tom mi chiede come al solito di trovare la funzione dei ricavi. Ovviamente la funzione dei ricavi è questa funzione per la quantità, quindi si fa 4 meno un quarto Q per Q e ci viene fuori la parabolina meno un quarto Q alla seconda più 4Q. Ok. Rappresenta e schizza la funzione dei ricavi e la funzione dei costi totali. Ci dicono di disegnarla. Ora non la disegniamo. In pratica, però, la funzione dei costi te l'ha già messa, è questa qui. Ok? E la funzione dei ricavi è una parabola che piange, che fa così. Si può disegnare, ma c'è già qua, guardala qua. Qua c'è la funzione, questa qui è quella dei costi. E questa qui è quella dei ricavi. Ora, come al solito, devo calcolare gli utili. Come si fa a calcolare gli utili? Come al solito, gli utili sono i ricavi meno i costi. Allora io prendo i ricavi, che sono meno un quarto Q alla seconda più 4Q, e ci detrago, ci deduco i costi, che sono questi, un quarantesimo Q, che sgorbia. Q alla seconda più 3, sciolgo le parentesi, guardate che stiamo sempre facendo la stessa roba. Metto insieme Q alla seconda, poi Q alla seconda, meno un quarto sono meno 10 quarantesimi, meno un quarantesimo meno 11 quarantesimi Q alla seconda più 4Q. Meno 3, questa è la funzione degli utili. Scusate il telefono. Ecco, allora stavano dicendo appunto, ecco qua la funzione degli utili, è questa qua. Ok? Sono sempre le stesse cose. Allora, adesso indovina cosa ci chiederà di trovare l'intervallo dove gli utili sono positivi. Ma guarda un po', eccolo qua. Allora, come al solito, devo fare la funzione degli utili, questa qua, la funzione degli utili, dove è maggiore a 0, neanche lì a disegnarla, ce l'ho qua, è maggiore a 0 ovviamente da qua a qua, questa è la funzione degli utili, questa qui. Allora, per trovare dove è maggiore a 0 dovrei disegnare la parabola, ce l'ho già lì, poi devo trovare dove è uguale a 0, quindi faccio meno 11 quarantesimi q alla seconda più 4q meno 3 uguale a 0. Fossi matto che sto lì a fare i calcoli con le frazioni, faccio un denominatore scomune, meno 11q alla seconda meno 160q, no, più meno 120. Calcolo del terzo, io l'ho già calcolato, fa 20.320, quindi ho due soluzioni, Q1, 2, meno B, meno 160, più o meno la radice di 20.320, diviso 2A, meno 11 per 2, meno 22, ottengo due numeri, Q1, Q2. 1 esce 0,79 circa, ma non fai, va bene circa, va benissimo. Quell'altro esce 13,75. Quindi questo è 0,79 e questo è il 13,75. La funzione degli utili, queste qui, è maggiore a 0 e superiore a 0 a partire da 0,79 non compreso fino a 13,75. Ok? Non è difficile, è sempre la stessa cosa. D'accordo, ragazzi? Beh, adesso devo dire come fissa il prezzo il monopolista e quale utile ottiene. Sempre le solite robe. Allora, come
Come farà a fissare il prezzo il monopolista? E prende la funzione degli utili e la funzione degli utili, che è questa qui, e guarda dov'è il vertice. Quindi calcolo, quantità che massimizza il tutto è dato da meno b fratto 2a, e quindi è dato da meno b da noi meno 4 fratto 2a, 2 per meno 11 quarantesimi. Che diventa 4 diviso 22 quarantesimi, che è 4 per 40 ventiduesimi, semplifico fa 11 e viene fuori 80 undicesimi, che è circa più o meno il numero 7,27. Allora, per massimizzare l'utile, io devo produrre 7,27, poi mi chiederà: qual è il prezzo? Ma il prezzo, ragazzi, il prezzo è dato da questa funzione. Quindi io non calcolo il prezzo per una Q qualunque, calcolo il prezzo esattamente per Q max. E quindi metto dentro questo numero qui, 80 undicesimi, nella mia funzione del prezzo. Se faccio sto lavoro, trovo che il prezzo massimo lo ottengo con 24 undicesimi, che più o meno è circa 2,18. Mi chiede di trovare l'utile massimo, ovviamente basta prendere la funzione dell'utile e calcolare l'utile con Qmax. Quindi faccio meno 11 quarantesimi la funzione dell'utile per 80 undicesimi alla seconda, più 4 per 80 undicesimi, meno 3. Se faccio i calcoli, mi viene fuori 127 undicesimi, che corrisponde circa a 11,55. Ecco, questo è l'utile massimo che posso realizzare, l'utile massimo che posso realizzare qua. Ok, ragazzi, come vedete, sempre la stessa roba, sempre la stessa roba. Nel prossimo video vi spiego perché in realtà queste cose sono semplici.